La casa dalle finestre silenziose, seconda parte. Arrivata sul ballatoio, un disegno colorato appeso ad una porta le strinse il cuore. David e Tessa, i piccoli di casa Dunbar, dormivano lì, e lì furono sorpresi dalla furia omicidia dell'efferato assassino. Rimase in silenzio per un lunghissimo minuto, indecisa se entrare o lasciar perdere. Cosa avrebbe trovato lì dentro? Altro sangue rappreso, giocattoli inanimati, ricordi di un passato vicino ma oramai lontano. Sprazzi di vita che fu, giovinezza interrotta, sogni appesi di una vita futura inesistente. Alice si trovò a fare a pugni con se stessa. Qualcosa la spingeva ad aprire quella porta. La sua coscienza la respingeva, come se oltre quella soglia altro non esistesse che la morte. D'improvviso il suono dolce di un carillon la fece rientrare in sé. Accostò l'orecchio alla porta e ascoltò attentamente. Non si stava sbagliando. Oltre la porta, un carillon da bambino suonava la sua nenia dolce e rilassante. Sempre più perplessa e stupita, Alice girò il pomello della porta ed entrò. Davanti a lei regnava il caos più assoluto. Giocattoli sparse e tracce dei soccorritori si intrecciavano in un disegno macabro di orrore. Nell'angolo di sinistra, la culla del piccolo David, 10 mesi, grondava di sangue rappreso. A destra, solo il letto da principessa di Tessa pareva intatto, stonando con tutto l'orrore che si percepiva in quella stanza. Un tempo, regno dei giochi e delle favole. Tessa non era stata uccisa nel suo letto. La piccola si era svegliata per le urla dei genitori e si era rifugiata nell'armadio, dove infine era stata trovata e massacrata. Era morta lì, tra i peluche e i giochi, lustrini luccicanti e abiti rosa. I soccorritori avevano pianto nel trovarla, così come avevano pianto per David. Alice sentì una lacrima scivolare sulla guancia. Perché uccidere anche 2 bambini? Perché al mondo esistevano esseri così crudeli? D'improvviso la sua attenzione fu catturata ancora dal suono del carillon. Questa volta lo percepiva più ovattato rispetto a prima. Era come se si trovasse dietro a un'altra porta. Alice aguzzò le orecchie e comprese che il suono proveniva dall'armadio. Si avvicinò, cauta ma decisa. La sua mano indugiò sul pomello mentre il suono si faceva più veloce, come se qualcuno stesse ricaricando la molla. «Forza, Alice, prendi coraggio e apri questo armadio», le suggerì la vocina dentro di lei. Prese coraggio, sospirò e la sua mano girò, mentre il pomello fece altrettanto. Quella però fu l'ultima cosa veramente nitida che Alice vide. Un'ombra nera, enorme e quasi deforme, le si avventò contro non appena ebbe chiuso l'anta dell'armadio e vide nero. Alice sentì un dolore acuto e qualcosa penetrarne nella carne. Cadde in ginocchio e poi riversa a terra. Il sangue caldo e rosso si allargò presto sotto di lei. Il nero divenne rosso, infine ancora nero. Poi fu il nulla. E i suoi occhi, inespressivi e vuoti, girati verso l'alto, rimasero a fissare il calendario rimasto fermo al giorno del precedente massacro, 31 ottobre 2012. I passi dell'assassino tornano sul luogo del delitto. Si spensero furtivi oltre la porta della stanza, tornata ora silenziosa e nuovamente grondante di sangue.